Allora, eccoci tornati in diretta con Franco Zonta. Siamo nella zona, dove siamo Franco? Esattamente, siamo nella zona, di nuovo in diretta dalla zona artigianale di Dolina, Trieste. Ecco, allora è rispuntato il sole dopo una grande pioggia, ma come vi faccio vedere sempre alle nostre spalle, qui c'è il deserto. Questa era un'area industriale, artigianale, molto, molto fiorente, ma c'è il deserto. Ecco, aspettiamo che qualcuno si ricolleghi. Esatto. Noi intanto ci siamo spostati. Questo non è il deserto, vedi, questo non è il deserto. Belle birre non sono il deserto. Allora, buongiorno Raffaella, grazie, aspettiamo che vi colleghiate un po' di voi, ci mettiamo un attimo all'ombra perché qui si sta morendo, qui ci sono, è un bar dove arrivano tanti lavoratori e siamo a pochi passi dalla Varsila e anche da un'altra azienda che sta per chiudere, che ha sede di difficoltà, la Tirso, no? La Tirso, quindi sono aziende che chiuderanno e quindi anche tutto quello che è indotto in queste aziende se ne va a scatafascio, no? La Tirso, a fronte di una bolletta di 1.300.000 euro, ha messo tutti quanti davanti a riferire funzioni, ha sospeso la produzione. Questa è Trieste, questa era una città bellissima con ricchezza industriale, con un'eccellenza anche nella medicina che è stata totalmente annientata, si sta annientando tutto il settore produttivo di Trieste e questa è una cosa che fa male, no? Oggi soprattutto a noi, insomma, che siamo legati a questa città, quando tu ci sei, sono nato, sono puro sangue, sono un lottatore. E vedere questa città che sta andando praticamente, sta morendo completamente, io non ci sto, quindi ci metterò tutta proprio per far rimanere che venga dato di nuovo, venga dato il ruolo anche internazionale di questa città incastonata nella mite d'Europa. Quindi, esatto, che merita. E poi anche questo paese non merita questo trattamento, non merita di essere trattato veramente in questo modo, svenduto pezzo per pezzo. È il motivo anche per cui ho deciso di metterci la faccia e passare, come diciamo noi, dalla realtà. Infatti, ecco, stiamo entrando nel bar, in un bar della zona nevralgico. Ecco, con noi c'è la titolare, ricordami il tuo nome. Sabina, con la B. Allora, io mi metto per fare un gesto semplicissimo, tu sei un po' altissimo. Allora, noi ci siamo collegati perché Sabina, tu hai avuto, anche tu sei vittima di questa truffa delle bollette, truffa del gas. Perché diciamo truffa? Perché io dico truffa? Perché queste bollette hanno cominciato a aumentare un po' prima che scoppiasse la guerra. Ecco, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, diciamo, io pagavo fino a dicembre intorno alle 800-900 euro al mese. Fino a dicembre del 2021. E poi 300 euro in più, altri 200 euro in più, 1.400, 1.600, 1.700 e l'altro mese... Aspetta un attimo, loro parlano, non si sente più, non si sente. Salutiamo intanto qualcuno, se volete fare delle domande, c'è Robertina, ciao Robertina. Ecco le persone, ovviamente non si sente perché il microfono è un po' più ampio. Ciao Mariuccia, qui ci sono delle persone che puntualmente ci seguono sistematicamente, seguono anche questo viaggio che io sto facendo per l'Italia. Allora, abbiamo parlato di bollette, mi prendo la responsabilità di truffa del gas, truffa delle bollette. Perché? Perché a dicembre del 2021 tu pagavi sì, 8-900 euro al mese, se la come anche gli altri mesi, non ci rendo poi cosa è successo? Con dicembre sono cominciate ad aumentare queste bollette, 1.200, 1.300,
2004, 2006, 2007, fino a quest'ultima, il mese di luglio, che mi è venuto un accidente, 3.100. E mi sembra un po' esagerato, non so come si può andare avanti in questa maniera. Chi ha preso un accidente? Perché non, è impossibile lavorare e pagare e vivere tutti con queste cose. Tu qui sei in affitto? Sì, infatti io non so se riuscirò a pagare in affitto, non so se riuscirò a pagare le dipendenti e i fornitori. Ci sono delle immondizie, c'è cioè l'acqua, non è che non ci sono solo le bollette di aria, c'è l'acqua. Ti viene un po' il magone. Esatto. Sì. Tu hai questa attività da quanto tempo? 20 anni. 20 anni. Quindi sono 20 anni e non era mai successo neppure una cosa del genere. No. Tu dopo il Covid... Anche, sì, perché avevamo anche già la batosta del Covid, di 2 anni. Che ti hanno tenuti chiusi. Esatto. Per 2 anni che non so come ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta. Appena abbiamo un po' ripreso quest'altra batosta. E adesso non so come potremo andare avanti. Quando hai visto la bolletta, che è? Niente. Non ho pensato a niente, ho detto vediamo se questo mese riesco a pagarle, il prossimo non lo so. Ascolta, ma ripeti il nome? Savina. Savina. Savina, voi siete al confine con la Slovenia. E lì invece il costo è completamente diverso. Completamente diverso. Come cosa avviene in Slovenia? Quindi siamo a quanti chilometri da qui, Franco? Cosa succede invece agli artigiani, agli imprenditori che oggi sono in Slovenia? Quindi sono dall'altro lato, come se fossero dall'altro lato della strada quasi, no? Ecco, poi qui vicino c'è la Varsila, che altre aziende ci sono qui intorno al tuo bar? Come azienda anche la Tirso che ha problemi, la Varsila, ma poi anche come altre aziende, come zona artigianale, dici? Sì. Ci sono una zona artigianale che lavorano tutti quanti, c'è il comaggio, il tipografo, la lavanderia. Ma abbiamo visto che batoste di bollette, e sembra il deserto oggi. Vedi? Vedi anche qua. C'è da aggiungere ancora una cosa molto importante, e aggiungo io perché... non sono in questo momento di pasta. Quando si parla di Varsila si parla di indotto. Questo è un indotto perché in questo bar, in questo locale, vengono a mangiare i ragazzi della Varsila. La Varsila ha 1500 dipendenti, la Tirso 250, quindi stiamo parlando di cifre importanti che non ci saranno più se questa se falliscono. Quindi c'è tutto un indotto, quando dice Franco, c'è una serie di attività che si tengono intorno anche a anche queste ditte qua, lavorano tanti con le... Allora, lo ripetiamo, quanto era la tua bolletta solo qualche mese fa e quanto ti è arrivato, come è cominciato a crescere questo aumento? Da 800-900 euro a 200-300 euro al mese in più, fino a questo mese 3.100. Il dritto, anzi il quadro. 8, 16, 24. Il quadro. E tu non sai come... Non so come farò il prossimo mese, io questo mese lo pagavo. Ascolta, il prossimo mese vengono... ci sono ancora le tasse. Esatto, dal prossimo mese poi ci sono le tasse e poi arrivano delle bollette con dei prezzi che non sono... Tu l'avevi bloccato il prezzo? No. Domani viene il ragazzo quello che mi fa, che mi controlla un po' tutte le fatture e vediamo cosa dice. Ascolta, mia domanda è, quando tu senti questi politici che hanno governato finora, no, destra, sinistra, e che ti vengono a chiedere il voto, cosa? Non so se vado a votare. Come non vai a votare? Non lo so. Proprio parlavamo ieri come me. Perché? Perché sono tutti uguali, non ci credo più. Un esempio di sfiducia. Esatto. Ti senti tradito. Perché sfiducia. In tanti anni che ci sono questi problemi, non è che da un mese o due che c'è un problema della bolletta ultima. Certo, non è che ci devono far credere che di adesso, no, la bolletta ultima, poi le chiusure che sono state anche motivate, no? Perché adesso scopriamo che anni che ci combattiamo e insomma. Cioè doveva essere una ripresa.
tutti questi anni qualcosa dovevo fare. Grazie, vieni Franco, facciamo un commento, grazie infinite a questa cosa, perché ecco, l'avete capito anche voi, è il motivo poi per cui io e Franco abbiamo deciso anche di metterci la faccia, cioè io almeno mi tolgo le panne da giornalista di passare ai fatti, perché come avete capito la gente è sfiduciata, la gente non crede più, la gente è stata tradita, è vergognosa questa cosa, la gente non vuole votare, perché è stata tradita, è stata, cioè c'è stata umiliata, Franco. Ma direi che la testimonianza della proprietaria di questo bar, che non è un bar ma è anche un ristoro perché fanno anche da mangiare e direi anche dei buoni pasti, è il classico esempio dello scostamento totale della politica dal popolo. Dalla realtà. Quindi è un lavoro grande quello che ci sta. Sì, è un'impresa. Un'impresa ardua, buissima. E anche una missione, Raffaella. E io per certi versi mi sento anche onorato di poter in qualche maniera dare un esempio che c'è la possibilità di avere un'altra politica. Perché i politici dell'ultimo ventennio si sono dimenticati un piccolo dettaglio, che sono i rappresentanti del popolo. Della gente. E invece loro hanno fatto in maniera che la gente e il popolo si discosti da loro. Quindi non è il popolo al servizio della politica, deve essere la politica al servizio del popolo. È tutto da rifare. Quindi noi abbiamo un grande programma, ci sono delle assolutamente, assolutamente. Però quello che voi dovete capire è che bisogna avere fiducia perché il sistema lo cambi anche dal di dentro, e se non lo cambi dal di dentro non lo cambi dal di fuori, no, perché certi meccanismi non li capisci. Noi ce la stiamo mettendo tutta, adesso ce la dovete mettere anche voi. Assolutamente sì, e quindi l'invito è sempre quello, andate a votare, perché e oggi è importante più che mai. Fa solamente un piacere al sistema. Non vado a spiegarvi i meccanismi del premio di maggioranza perché poi ci dimentichiamo. Ecco, meglio la saltare. Ma oggi non è il momento di perderci in chiacchiere. Siamo in un momento cruciale della storia. Noi ci mettiamo la faccia, ma abbiamo bisogno anche assolutamente. Di voi. Grazie. Assolutamente. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Oggi non vi ho salutato uno ad uno perché eravamo presi un attimo per ascoltare queste storie. Vi saluto io. Ci saluta Franco, perché quando io dico si va in giro, vado in giro con il camper, è un viaggio, non è una campagna elettorale, è un viaggio. È un viaggio per parlare con le persone e capire che cosa sta succedendo su questo territorio. Grazie a tutti, grazie del vostro tempo. Grazie della pazienza, alla prossima, arrivederci a tutti. La gente come noi non molla mai. Mai, di un millimetro. Mai e poi mai.